Quella di Sweeney Todd è una storia che da anni ispira terrori e timori. Il barbiere Todd era un serial killer del XIX secolo che tagliava la gola ai clienti e poi spediva i cadaveri attraverso una botola in uno scantinato sottostante dove venivano fatti a pezzi dalla sua complice, la fornaia Nellie Lovett, così da diventare parte del ripieno dei suoi pasticci di carne. Per quanto alcuni sostengano che nel XVIII secolo sia effettivamente esistito un barbiere responsabile di circa 160 omicidi, oggi è comunemente riconosciuto che si tratti in realtà di un personaggio di finzione creato da Thomas Becket Prest in The String of Pearls, A Romance, uscito nel novembre 1846 su The People's Periodical. Un anno dopo, la stessa storia venne rappresentata a teatro col sottotitolo The Demon Barber of Fleet Street. Il personaggio acquistò in breve tempo una tale notorietà da rivaleggiare con quella di un altro serial killer della Londra dell'Ottocento, Jack lo Squartatore. Nel corso del tempo, la vicenda di Sweeney Todd ha ispirato un gran numero di opere teatrali, così come di adattamenti cinematografici e televisivi. Nel 1936, George King girò in bianco e nero il film Sweeney Todd, Demon Barber of Fleet Street. Il protagonista, dal significativo nome di Todd Slaughter, massacro in inglese, continuò a interpretare il ruolo a teatro fino agli anni 50. Nel 1988, John Schlesinger realizzò una versione per la TV intitolata La bottega degli orrori di Sweeney Todd, The Tale of Sweeney Todd, con Ben Kingsley e Joanna Lumley nei ruoli principali. Ma fu il drammaturgo inglese Christopher Bond, con la sua versione teatrale del 1973, ad accrescerne la notorietà, aggiungendo il movente della vendetta, che da allora in poi sarebbe diventato una caratteristica fondamentale della storia. Nel 1979, basandosi sulla versione di Bond, il compositore americano Stephen Sondheim rese ancora più celebre la storia con il musical Sweeney Todd, Demon Barber of Fleet Street, che debuttò a New York il 1 marzo 1979. Lane Carew aveva la parte di Sweeney Todd, Angela Lansbury era la signora Lovett. Burton, pur non avendo mai assistito allo spettacolo originale, ne vide comunque una versione a Londra, all'epoca in cui era ancora studente alla Collarz. Non mi occupavo ancora di cinema e non sapevo neppure chi fosse Stephen Sondheim. La cosa che mi aveva interessato era il manifesto. Non sono un grande appassionato di musical, ma mi era piaciuto perché assomigliava molto a un film dell'orrore. Mi aveva colpito l'accostamento tra quella musica così bella e l'atmosfera da horror. Ed era interessante vedere qualcosa di così sanguinario su un palcoscenico teatrale. Di fatto, mi era piaciuto così tanto che ero tornato a vederlo una seconda volta. Poco dopo l'uscita di Batman, Burton aveva accarezzato per un attimo l'idea di girare una versione cinematografica del musical di Sondheim, ma alla fine non ne fece nulla. Più tardi, dopo Mars Attacks, ne discusse con lo stesso Sondheim, ma si lasciò distrarre dalla proposta di dirigere il nuovo Superman. Qualche anno dopo, la DreamWorks acquistò i diritti della storia pensando a Sam Mendes per la regia e a John Logan per la sceneggiatura. Ma Mendes, alla fine, scelse di girare Jared. Nel 2006, intanto, Burton era pronto a dirigere Believe It or Not, una biografia del collezionista Robert Ripley, che avrebbe dovuto vedere come attore principale Jim Carrey. Burton era già in Cina alla ricerca di esterni quando la Paramount decise di rinviare la produzione del film. A quel punto, in breve tempo, chiuse il contratto per girare Sweeney Todd. Sondheim è una persona fantastica. Uno pieno di passione e di intelligenza. Gli sono stato veramente grato da subito, perché fin dall'inizio lui non ha mai puntato i piedi. Sapeva benissimo che non si trattava di una produzione teatrale, ma di un film, e questo ha aiutato molto. L'altra cosa che me l'ha reso subito simpatico è che dal primo incontro mi ha detto di aver scritto il musical come se fosse una colonna sonora di Bernard Herrmann. Il bello è che, se togli il cantato, come abbiamo fatto quando registravamo la colonna sonora, assomiglia davvero a una partitura di Herrmann. Davvero incredibile. Non appena mi ha detto questo, ho pensato, questo è il mio film. Per contenere 3 ore di musical teatrale in 2 ore di film, bisognava cambiare qualcosa. Alcune canzoni sono state cassate del tutto, altre solo abbreviate. Anche la storia ha subito variazioni, sostanzialmente eliminando diversi elementi di contorno, così da dare maggior rilievo al percorso di Sweeney Todd.
Una delle prime decisioni che Burton prese, una volta coinvolto nel progetto, fu quella di reinserire molta della musica che la sceneggiatura di Logan aveva inizialmente sacrificato. In un certo senso ci riavvicinammo al musical originale. La prima versione della sceneggiatura aveva molta meno musica dentro. L'impressione era quella dei musical classici in cui ci sono tanti dialoghi e poi, all'improvviso, qualcuno se ne viene fuori con una canzone. Ma una delle cose belle di Sweeney Todd e di Sondheim è che la musica non è mai complementare. Così decidemmo subito di recuperare molta musica che era stata tagliata. Non tutta quella che c'era nel musical, ma in ogni caso molta di più di quanto prevedesse la prima versione della sceneggiatura. Una delle canzoni scartate all'ultimo momento è la celebre The Ballad of Sweeney Todd, che apriva lo spettacolo a teatro. Pur comparendo ancora nella sceneggiatura di lavorazione, alla fine venne esclusa, nonostante il tema musicale sia ancora presente nel film. A teatro funzionava un po' da coro greco, doveva servire a presentare Sweeney Todd, ma quando abbiamo provato a girarla ci siamo resi conto che il personaggio che veniva descritto in quel brano non era esattamente il nostro personaggio. Senza contare che a nessuno fa piacere sentirsi raccontare quel che già sta vedendo. Nella versione teatrale, i due protagonisti sono tradizionalmente sulla cinquantina, ma Burton voleva una coppia più giovane, di almeno una decina d'anni. La prima scelta per il personaggio principale fu Johnny Depp, che in gioventù era stato chitarrista e cantante in un gruppo chiamato The Kids. Verso la fine del 2001, molto prima che il progetto di Sweeney Todd si concretizzasse, Burton era andato a trovare Depp nella sua casa nel sud della Francia, lasciandogli il CD del musical cantato da Angela Lansbury. Ma ci sarebbero voluti altri 5 o 6 anni perché il regista chiedesse a Depp se se la sentiva di cantare e di interpretare il ruolo. Lui conosce la musica, ha fatto anche parte di un gruppo. Lo vedevo perfetto per il ruolo e in più sapevo che non avrebbe accettato solo per farmi piacere. Lavorando alla loro versione di Sweeney Todd, Depp e Burton presero ispirazione da un gran numero di star del passato, in particolare da alcuni dei miti del cinema horror come Lon Chaney, Boris Karloff e Peter Lorre, tutti attori che entrambi adoravano fin da quando erano ragazzini. Ci capita spesso di parlare tra noi dei vecchi divi del cinema dell'orrore, per questo ci sembrava divertente fare qualcosa che richiamasse quel tipo di recitazione, e questo film si prestava. Gli attori di quei film hanno uno stile che probabilmente è datato, ma che ha un'incredibile purezza. Se guardi Peter Lorre in Amore Folle o Boris Karloff, ti accorgi che hanno una qualità primitiva che è molto piacevole da vedere al cinema. Il personaggio di Depp, così come capitava già in Edward Mani di Forbice, è virtualmente muto. Le sue emozioni passano più attraverso gli occhi o le espressioni del viso che attraverso il dialogo. Abbiamo progressivamente eliminato molte delle sue battute, perché il bello del cinema, a differenza del teatro, è che puoi avere un punto di vista molto più vicino all'azione. Gli attori possono spiegare tutto con uno sguardo, e tu puoi cogliere molte più sfumature. Magari non riesci a capire sempre a cosa stiano pensando, ma vedi che stanno pensando, e c'è qualcosa di bello e liberatorio nel fatto di guardare qualcuno e sentire che dentro di lui ribollono un sacco di cose, anche se non sai esattamente cosa. Sweeney ha molte delle caratteristiche del tipico personaggio burtoniano, che il più delle volte è un emarginato o uno spostato, e per quanto Burton dichiari di impiegare anni ad analizzare il rapporto che intercorre tra lui e i suoi personaggi, in questo caso ha già deciso che si tratti del suo preferito di sempre. Una volta scelto Sweeney, Burton cominciò a porsi il problema dell'attrice che avrebbe dovuto interpretare la signora Lovett. Helena Bonham Carter, compagna nella vita di Burton e già nel cast del Pianeta delle Scimmie, Big Fish e della Fabbrica di Cioccolato, era una fan del musical fin da ragazzina e voleva disperatamente aggiudicarsi il ruolo. Per Burton, però, quella scelta comportava tutta una serie di complicazioni, non ultimo il sospetto che avesse scelto lei solo perché loro due stavano insieme. E comunque la scelta definitiva, così come per il personaggio di Sweeney, spettava a Sondheim, il quale passò in rassegna i provini e, senza saper nulla delle preferenze di Burton, scelse Helena Bonham Carter. La signora Lovett, un personaggio che ha qualcosa di triste, di opprimente, qualcosa di maniacale e di emotivo. È per quello che i due sono una coppia perfetta. Il film sta tutto lì, nel loro rapporto. Li metti assieme e ne viene fuori una coppia davvero anomala. Ma è questo che dà forza alla storia.
Sembrerà strano, ma io li vedevo come due statue di cera. Li immaginavo benissimo in mostra al London Dungeon. Ciò che più contava era che visivamente si armonizzassero tra loro in una sorta di perversa alleanza, che fossero uniti proprio da quell'aspetto pallido e spento. Come succede spesso nei musical, la musica e le canzoni erano pre-registrate e gli attori, durante le riprese, si limitavano al playback. Burton scoprì che l'uso della musica sul set non solo dava all'intera produzione un'atmosfera da film muto, ma offriva un'ampia gamma di possibilità alle riprese stesse. La musica pre-registrata ci assicurava un ritmo e credo che Johnny ne sia stato molto contento. L'impressione era quella di poter rievocare l'ombra di Loncini o qualcosa del genere. In più, muoversi sul set seguendo una musica è un aiuto per tutti. La musica aiuta a prendere la posizione giusta e può suggerirti anche un movimento di macchina. Per non rischiare di assomigliare a una clip di MTV, dovevamo sfruttare i movimenti, ma senza esagerare. Ora capisco perché certi registi usano la musica sul set. Credo che lo farò di nuovo, anche se non si tratterà per forza di un musical. È capace di dare ritmo a una ripresa, di suggerirti un movimento di macchina o un'inquadratura. Ti fa anche lavorare più in fretta, ma in maniera piacevole. Sweeney Todd segna due nuovi ingressi tra i collaboratori di Burton. Darius Wolski, il direttore della fotografia di origine polacca che aveva già girato con Depp la trilogia dei Pirati dei Caraibi, e lo scenografo italiano Dante Ferretti, due volte premio Oscar che in passato aveva lavorato per sei volte con Fellini, oltre che in L'età dell'innocenza, Gangs of New York, Le avventure del barone di Munchausen e Intervista col vampiro. Burton non voleva una ricostruzione storicamente accurata della Londra del XIX secolo. Per suggerire a Ferretti il tipo di atmosfera giusta per il film, gli mandò il DVD de Il figlio di Frankenstein, diretto da Roland Lee nel 1939, il terzo della serie su Frankenstein prodotta dalla Universal. Quel che ne è risultato è una Londra fantastica, non ancorata a un periodo storico preciso. Non volevamo creare un ambiente realistico, perché la storia è tutto sommato una favola, vagamente stilizzata. Un po' come nei film di Frankenstein, in cui non cerchi esattamente di rappresentare le catene montuose della Romania nel 1740. In questo modo riesci anche a conservare una cosa che è molto importante per il film, un margine per la favola. Per questo avevamo bisogno di una Londra un po' fantastica e imprecisa. Solo non volevo andare troppo in là con gli anni, perché la storia inizia più o meno nello stesso periodo di Jack lo Squartatore, ma io preferivo ambientarla appena prima, in un periodo un po' più rozzo, senza farlo vedere troppo. È nota la predilezione di Burton verso tecniche di realizzazione tradizionali. Nel ricreare i suoi mondi fantastici, preferisce sempre costruire dei reali piuttosto che ricorrere alla computer graphics, ma in questo caso aveva deciso di far recitare gli attori davanti a uno schermo verde e di aggiungere poi digitalmente gli oggetti e gli sfondi. La decisione era in parte dovuta al budget limitato, poi però ci ho ripensato. Stare su un set è una cosa che per me conta molto, conta per gli attori, serve un po' a tutti. Gli attori passavano buona parte della giornata a cantare, e farlo davanti a uno schermo verde è una cosa talmente lontana dalla realtà da sembrare un incubo. Anche per questo motivo, per il fatto di cantare, credo che la costruzione di set reali sia stata qui più necessaria che mai. Nel musical di Sondheim, il sangue era una caratteristica cruciale e copiosa, tanto da scioccare, almeno inizialmente, gli spettatori di Broadway, abituati a esibizioni più composte e controllate e comunque meno intrise di sangue. Burton era deciso a non tirarsi indietro, anche a costo di ritrovarsi tra le mani un film vietato ai minori. La prima cosa che dissi ai produttori fu: «Ragazzi, sul sangue non si discute neppure!» Avevo visto alcune versioni teatrali che cercavano di andarci piano col sangue, ma non potevamo fare così anche noi. Non puoi essere politicamente corretto in una storia in cui si parla di un serial killer e di pasticci fatti con carne umana. Non puoi smorzarla, anche se poi visivamente non è così cruenta. È girata un po' con lo stile della Hammer, non con quello di film come Hostel. Il sangue è rosso vivo, ma lo era anche a teatro, dove è qualcosa di più di un simbolo. È il carattere cromatico dominante dell'insieme. C'è sempre la possibilità di scandalizzare i puristi, perché il film è diverso dal musical e alcuni brani sono stati eliminati.
Io ho cercato di essere il più possibile fedele all'originale, ma non so come puristi lo prenderanno. Ma poi, quanti ce ne saranno al mondo? Un film come questo è una strana scommessa, perché è un musical pieno di sangue e vietato ai minori. La gente che frequenta i musical di Broadway generalmente non va a vedere i film truculenti, mentre chi ama i film truculenti di solito non frequenta Broadway.